Sembra un dramma in atto enorme, ma sono cose che capitano nella politica. Ricordo che la destra era divisa con due partiti in maggioranza e un partito all'opposizione. Adesso qui uno, perché fa saltare le primarie a Bari, sembra che crolli il mondo. Perché fa saltare le primarie a Bari? Perché Conte è a capo di un partito che, a differenza di tutti gli altri, non ha mai avuto un indagato, un arrestato per corruzione. A differenza di tutti gli altri. Sto No, dicendo cioè. che un partito che ha fatto la sua battaglia politica, la lotta alla corruzione, la trasparenza, la legalità, laddove c'è una zona torbida, perché torbida è, perché da destra passano a sinistra, perché si cambiano il voto per 50 euro, vuole dare un segnale politico netto dicendo: queste primarie non le facciamo, abbiamo noi il nostro candidato, ma non vuol dire che crolla il campo largo perché non fanno una primaria, perché altrimenti doveva crollare le passate politiche quando il PD ha lasciato fuori dalla porta il Movimento 5 Stelle e ha consegnato il paese alla destra.